Pescara taglia il traguardo di un altro step sulla mobilità sostenibile grazie a un finanziamento europeo di oltre 3 milioni 400 mila euro. Al via la realizzazione di 12 chilometri di piste ciclabili, il completamento di un'opera che finalmente vedrà il collegamento della stazione all'università. Quindi preliminarmente sarà un lavoro impegnativo, preliminarmente provvederemo comunque alla riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele in attesa da diverso tempo di interventi sostanziosi e questo sarà un intervento sostanzioso. Poi passeremo alle altre ciclovie e mi piace annunciare il fatto che per la prima volta creeremo anche delle ciclovie sulle arterie più importanti anche della zona Colli di Pescara. Perché 12 chilometri sono tanti e perché ormai la mobilità sostenibile è fatta anche di mezzi a pedalata assistita, oltre che di monopattini elettrici, che comunque hanno la possibilità di infrangere un tabù, che era quello di non poter raggiungere le parti più alte, della città. E quindi questa è una grande novità. Naturalmente tutto questo non crea interferenze né con la viabilità né col traffico e tantomeno con i posti auto e quindi sono misure che riescono a coniugare, a conciliare, a contemperare le esigenze di tutti i cittadini. E oltre alle piste occorrono anche le relative stazioni. Questa mattina sono stati presentati gli Eco Mobility Point installati sul lungomare Colombo, vicino al porto, nei pressi dell'aeroporto d'Abruzzo e vicino all'ospedale Santo Spirito in via Rigopiano. Non si può avere una mobilità sostenibile senza infrastrutture complementari. Quelle che vengono presentate oggi sono delle hub, sono degli Eco Mobility Point che creano ulteriori posti per le biciclette, ma soprattutto danno la possibilità ai cittadini di poter ricaricare le proprie biciclette a pedalata assistita a titolo assolutamente gratuito. Sono degli Eco Mobility Point dotati di videosorveglianza, dotati di wifi e oltretutto assolutamente ecocompatibili perché l'energia viene fornita grazie a pannelli solari che garantiscono 1 kWh al giorno di ricarica. E la riqualificazione non può disattendere l'altro obiettivo, quello del verde urbano. 10 giorni Corso Vittorio Emanuele sarà completato il discorso delle piantumazioni in modo da poter riempire tutte le aiuole che sono ancora vuote, ma come era previsto già dal progetto, entro 10 giorni arriveranno le piante e saranno sistemate. Quindi completeremo il lavoro su Corso Vittorio Emanuele sia sull'asfalto, sulla pista ciclabile, ma anche sul verde.